clamore che è stato sollevato, eccetera, da questo fatto. Quindi, poi io non so come siano andate le cose. Sono andate Onestamente, sai così. che loro dicono, Sanchez, a dire la verità, più che mai, uno dei due registi di Blair Witch Project. Loro dicono che il tuo film non l'avevano visto prima di fare Blair Witch. Io non so se sia vero o non sia vero. Certo è che ci sono delle analogie sconcertanti, Madonna, come Homero, praticamente. perché il meccanismo di base della storia è la stessa. Mascheretta. La promozione che poi loro hanno fatto del film con quel sito internet dove dicevano che i protagonisti erano scomparsi, eccetera, cioè giocavano sul fatto che il pubblico potesse credere che quello che vedeva sullo schermo era vero. Allora, poi ne parliamo sempre ogni volta, però è un punto, come dire, fondamentale. Che rapporto hai con Blair Witch, con tutto quello che poi Blair Witch ha scatenato? Bene, allora, mi dicono, perché io purtroppo non, a quei tempi non andavo a indagare se copiavano un film mio, perché poi il mio l'avevo dimenticato, erano passati 20 anni, quindi avevo dimenticato Cannibal Holocaust, mi ero dato altre strade perché non volevo passare altri problemi con la legge, con tutto Beh, quanto. però c'era sempre uno zoccolo duro di fan, eh? E il Cannibal ha sempre avuto Loro, però è una cosa che sapevate voi, io non lo sapevo, mi ero messo da parte, mi ero fatto i barberi, mi ero fatto le pubblicità, mi ero fatto tanti altri film che non c'entravano niente con Non Sony, insomma. andavi alle convention come No, adesso, no? non mi chiamavano. Se non che esce The Blair Witch Project, mi dicono, guarda, c'è un film che è proprio copiato da te, anzi bisognerebbe far causa. Ho detto, ma perché? Come fai causa? Bisogna dare 1 milione di dollari agli avvocati e tu subito ne prendi tre, perché in genere è così, tu denunci e quelli ti danno tempo e sta zitto. Questo milione chi me lo dà? Beh, ce lo metti te, come ce lo metto io? Vabbè. Quindi è andata a puttana sta Ma cosa. chi ti aveva consigliato di fare causa? Cioè il produttore di Cannibal No, Paladino, no? quello no. Quello che sei matto, quando tirava fuori i soldi? No, no, no. Mi avevano consigliato anche il francese, quello che mi aveva comprato Cannibal. Allora che è successo? Io vado a vedere il film, e vado proprio a vedere con il figlio di Palaggi e dico, ma è una stronzata questa cosa. Perché ha fatto tanti soldi? Una stronzata, Ma veramente. quello che mi interessa capire è che non. E se non mi Cioè, fai no, ma sentire? ascolta, quando tu l'hai visto, siccome vai a vederlo, Sì? cioè tu Al mentre cinema lo vedi Rocks. dici, cazzo, mi hanno rubato l'idea da Cannibal. Tutta la scaletta è uguale. Ci stava il coccodrillo e là ci stava un tronco. È uguale, precisa, la scaletta è precisa. Allora, poi esce questo film in Italia e tutti i media sono andati nelle sale a parlare con i ragazzi e dice, ma perché vi piace questo film? Che cosa c'ha? Perché ha avuto tanto successo? E tutti mi hanno detto che tutto in tutto il mondo hanno risposto, ma questo film l'ha fatto un regista italiano, Ruggero Deodato, 20 anni fa. È stato pubblicato addirittura sul giornale quello di estrema sinistra, Il Manifesto. Esce una pagina del Manifesto che 20 anni prima mi aveva condannato a essere fascista di tutto e di più. Due pagine a colori, che forse vi ho fatto vedere, ma già quello dice Deodato è stato l'unico ai tempi a condannare i media per quello, per andare a favore dell'Inter. Ogni modo, c'è stato un eco talmente grande che da quel momento casa mia era piena di giornalisti, di inviati speciali dal Giappone, dalla Cina, da tutte le parti, e hanno risuscitato il film che si era addormentato, per 20 anni aveva dormito e da quel momento hanno scoperto me. Hanno scoperto me e quindi mi hanno mandato subito ai festival horror. Io non conoscevo niente dell'horror, non ci capivo proprio niente, non conoscevo Romero, non conoscevo Hooper, non conoscevo nessuno, nessuno. E mi ricordo la prima volta a Sitges, proprio la prima volta. E tutti mi indicavano, quello è il regista, quello là, quello è Stuart Gordon, quell'altra cosa, quell'altra, e quello è Romero, devi conoscerlo perché
fuori nel capostipite. Allora ho detto, vabbè, vado da questo alto. Giorgio Romero, stiamo Signor parlando. Romero, eccetera, di qua. E I am Ruggero Deodato. E lui fa, nice to meet you. Volta le spalle se ne va. Il regista è questo qua. Però adesso continuo. Passano 3 mesi, vado a Germer, un festival, bel festival, con tanta gente, 2000 persone in sala. E faccio la selezione dei film insieme a Stuart Gordon, che era il presidente del festival. Allora passa il primo film, io e lui c'eravamo una sezione, poi ci stava Uber, c'era un'altra e un altro c'era un'altra. Passa il primo film che era REC, e io vedo il film e dico, this is Cannibal Holocaust. E Gordon, yes, Cannibal Holocaust. Vabbè. Poi passa Cloverfield. E io vedo Cloverfield e dico, this is Cannibal Holocaust. Yes, Cannibal Holocaust. Poi passa il film di Romero che mi dite il titolo, Diary of the Dead. Diary of the Dead. E dico, this is Cannibal Holocaust. Yes, Cannibal Holocaust. Io faccio, vaffanculo Romero. E lui fa, yes, vaffanculo Romero. A un momento, perché poi è scoppiato il bel colpo. Finale del festival, davanti a 2000 persone, il presidente del festival, che era Gordon, fa: This is not the festival de Jardin, this is the Ruggero Deodato Festival. Romero, vaffanculo! Spinto, diretto, non è che io non dico mai bugie. Quindi, da quel momento, io ignoravo Romero ogni volta che andavo a una convention. Però mi sono invece come il caso Lenzi a Lucca, quest'anno l'ho incontrato, lui mi ha guardato un po' in cagnesco, se gli avevano raccontato un po' tutto e poi ci siamo abbracciati, anzi lui ha visto il film e ha detto ti faccio parlare con il presidente di Toronto per mandare il film. Quindi, e poi ho visto che era una persona mansueta. Però te pare che non aveva visto il film? Dice, ma non l'aveva visto il film, glielo racconto. Beh, hanno raccontato a me, mi passavano 2 parole. Ah, Ruggero Deodato, nice, I hear about the Cannibal Holocaust. Niente. Nice to meet you, se ne va. Senti, ma a questo proposito, allora, uno dei punti fondamentali è questo, il cosiddetto POV, point of view, il mockumentary, cioè quella tecnica che c'è alla base La di cosa alla Cannibal, e base. va bene. Però una cosa che forse non ti ho mai chiesto, ma quell'idea, diciamo, in Cannibal, cioè l'idea che loro andassero a fare le riprese e poi queste riprese venissero recuperate, ritrovate, eccetera, eccetera, è un'idea che... Come nasce? Cioè, è un'idea tua? È un'idea di come si chiama? Di clerici? Cioè, come era venuta fuori? Perché questa è la cosa veramente interessante del film, al di là dei cannibali, dopo ci arriviamo, ma è proprio questo concetto di di qualcosa che viene ripreso nella realtà, dalla realtà, viene rubato, tra virgolette, poi però. Tutto questo girato viene ritrovato e allora si costruisce il film sul ritrovamento di questa cosa. Come nasceva questa idea? Da dove arrivava? Allora, con Gianfranco Clerici, veramente io avevo già collaborato insieme a lui, anche l'avevo chiamato per aggiustare un po' L'ultimo mondo cannibale. Quindi c'era un rapporto abbastanza. E a Gianfranco raccontai il fatto di mio figlio che vedeva in televisione, io ero appena divorziato, avevo un figlio di 7 anni a carico perché la moglie è scappata, mi ha lasciato questo ragazzino. E La moglie era Silvia Dionisio. sì, Silvia Dionisio. e quindi vedeva la televisione e diceva papà spegni. Allora è incavolato nero io perché dico, guarda qua, in televisione fanno vedere qualsiasi cosa orripilante. Poi io vado a fare un film, avevo fatto Uomini si nasce, poi sotto si muore e Ultimo mondo cannibale, mi hanno tagliato tutto e poi mi tagliano un occhio, uno stacca e lo mette sotto il tacco e lo taglia, lo schiaccia insomma,
Insomma. Non è che fosse proprio. Vabbè, insomma, tutti mi chiedono, ma l'occhio sotto il tacco. Non si trova più quella scena. Non si trova. Però era bellissimo. Purtroppo non c'è. Perché poi il dramma mio, che facendo pubblicità, io valorizzo il dettaglio molto. E quella volta avevo proprio messo l'occhio che prendeva il controluce, occhio, pecore, donne, acqua. Voglio il controluce, se no è orrore. Cos'è l'occhio? Cos'è? No, in occhio. Genere donna, acqua e pecore vogliono il controluce. La pecora, le regole della pubblicità sono queste. La pecora senza la lanuccia, perché che non è pecora. Allora l'occhio era straordinario. Poi il tacco, un tacco di un ufficiale, cioè quello bello nero, grosso, no 14 delle donne, ma insomma, capito, così, fotografato bene, quindi tu stacchi un occhio, butti per terra, al suolo poi il tacco, tac, me l'hanno tagliato. Ma cioè, era Salvatori che schiacciava, sì. Che schiacciava l'occhio. Realistico veramente, perché sono andato in una tribù vera in Malesia, la giungla malese è tutta altra cosa, è molto più forte, più dura della giungla amazzonica, è diverso, perché l'altra è pluviale e quella amazzonica invece no, per cui la pluviale c'ha gli alberi che in tutto il giorno cascano questi alberi, cosa. Allora cioè, mi è venuta questa idea della morte di questa per la vendetta degli Indios, e poi un professore che li va a cercare, perché questi erano spariti, trova attraverso il cammino tutti questi villaggi distrutti, poi Indios feriti da questi qua, cioè, hanno di tutto, e trova i corpi di questi qua, di questi quattro giornalisti e le bobine del film che hanno fatto. Le porta in America, le proietta e là c'è stata la verifica di quello che avevano fatto. Quando il film è stato visto da Sergio Lone, il primo che l'ha visto, ha detto la prima parte è un film, Ruggero, ben fatto, la seconda parte è un capolavoro, però passerai un sacco di guai, infatti c'è di passare. Ecco, questa è, però l'idea venne. Poi un'altra cosa invece fantastica di Cannibal Holocaust, che avevamo una scaletta, solo una scaletta, non c'avevo, perché dovevo andare là a cercare di trovare qualcosa di efficiente. E quindi io giravo una cosa, la mandavo al MIFED a Milano, che era il più grande mercato estero del mondo, tutti venivano a tingere, a comprare al MIFED. E questo produttore mio, che era produttore Marpione, uno che aveva lavorato con Sergio Leone, uno proprio di quelli romani ma che sapevano tutto del cinema, quella, faceva vedere i pezzi di quello che io gli mandavo, i pezzi proprio, che ne so, ci stava l'Indios che prendeva la fede, e qui, e tutti compravano questo film, questi pezzi, dice, perché poi sarà un film, altro che Sergio Leone, e tutti compravano. La United Artists addirittura dice, io prendo un'opzione. Allora questo, il produttore, mi telefonava a me, io sapevo che il telefonino quello così. Lui continua, Arce, qua si vende tutto come bruscolini, ammazza chi te pare, fate tutto, ma qua dobbiamo vendere questo film. Tutto così, ma... Allora io, elettrizzato, perché già stavo bene in questa giungla, perché è piacevole, era perché... Poi era la fine della Colombia, dove costeggiava sia il Perù che il Brasile, per cui una sera andiamo a mangiare in Brasile, un'altra sera andiamo a mangiare in Perù, e cioè mi divertiva. Poi adoperavo sempre gli Indios, quelli brasiliani, perché sono i più intelligenti, gli altri erano tutti deficienti. Poi civilizzati, i colombiani, con le panze, così. Invece quelli brasiliani si curavano ancora con le erbe, tutto quanto. E quindi, allora dico, chiamai una volta l'architetto, dico, c'è uno scenografo a livello suo, però lavorava pure con Fellini, questo. E dico, Antonello, domani... Antonello Gelenger, ricordiamo. Domani impaliamo quella ragazzina che abbiamo cercato di violentare. Quella del disegno di Iris. Sì, che è una ragazza impalata,
che è una ragazzina, c'era altri 10 anni, eh? E lui dice, come faccio? Ah, inventati domani mattina, ma lo dice perché dobbiamo imparare a stare la Cristina, eh? E me la vado a dormire. La mattina alle 5 bussa la parola, chi è? Antonello, che c'è? Impalata. Che vuoi, la fettina palata? Impalata! Ah, vabbè, apro e arriva lui con un palo, con un sellino di bicicletta attaccato e un ferro che saldato al sellino. E che ci faccio con questo? Arge, lo pianti in terra, poi metti la ragazzina seduta e si regge dalla cosa, e in bocca, e tira fuori un paletto così di balsa, di legno di balsa, lo metti in bocca, è tutto sangue, e questa è l'impalata. Ma sei sicuro? Sicurissimo. Quando lo racconto a Tarantino dice, ma quanto costa quell'effetto speciale? $10. $10. Cioè, questo è il film. Era tutta invenzione giornaliera. E la guida mi diceva, ci sta una donna incinta che vada, deve fare un figlio fra una decina di giorni. Sfruttala adesso. Allora ho chiamato il truccatore, oh, fai il vaiolo qua. E diciamo che è una donna che ha il vaiolo e quindi il bambino che appena nasce bisogna sotterrarlo perché sennò attacca. Così facevamo, prendiamo un pupazzetto insanguinato e poi presa a sassate. La sarta del film, una bellissima sarta di colombiana, mi diceva, ti ho dato, chiedo la sera un papel, voglio fare un ruolo. Vabbè, aspetta, no, ne mette, gli ho fatto fare la donna adultera, tutta nuda, tutta che quella che l'ammazzano, il marito l'ammazza e la butta su una scialuppa. Tutto inventato, inventato e l'occasione veniva giorno per giorno. Per cui è un film fatto veramente artigianalmente e funzionale. Poi quando sono andato al montaggio, ho visto quello che tutto funzionava, ma mancava qualcosa di vero, vero? Sono partito per Londra, sono andato a vedere tutto il materiale che vendono e ho visto delle fucilazioni vere, delle cose vere, le ho appiccicate. Ma a questo proposito, quando voi, tu e Clerici, eccetera, avete lavorato sulla sceneggiatura, c'era il ricordo comunque dei Mondo Movies, delle storie collegate a Jacopetti, a Prosperi, eccetera? O è una cosa invece, diciamo così, casuale, una coincidenza casuale? Perché questo è un altro punto che non è stato mai, secondo me, chiarito a sufficienza. Allora, questo no, è un fatto mio, perché io ero innamorato dei film di Jacopetti, di Mondocane, Africa Dio, La donna nel mondo, proprio ero affascinato perché Jacopetti aveva un modo, usava i teleobiettivi che ancora non si usavano mai, e le immagini con il grande sole, la fucilazione davanti al sole, e tutte queste cose mi facevano impazzire. Però voleva attuare sul metodo di Jacopetti, e poi accompagnato sempre dalla musica di Ortolani che ci metteva, cioè delle musiche straordinarie. Però voleva accoppiare e fare un film con gli attori, far recitare, perché sennò diventava un documentario e non mi interessava. E quindi volevo arrivare a Jacopetti, però. Poi ho detto, però io l'immagine di Jacopetti non la posso fare, perché se no non è un film, si diventa, io devo fare delle cialtronate, assolutamente, perché con tutto che non è, io fare delle cialtronate non mi piace, perché poi vengo dalla pubblicità pure, per cui sempre devo avere, quindi amavo la sua fotografia, però dovevo fare invece una fotografia proprio sciatta, perché infatti ho preso poi le pellicole, le grattavo, le facevo, ci cioè sputavo sopra, le calpestavo, facevo di tutto e di più per farle diventare reali. Ecco, però Jacopetti è stato forse il mio maestro, perché nello stesso tempo lo amavo e lo odiavo, perché non puoi amare uno che
va da una gendarmeria dove sanno che devono fucilare degli uomini e dice: ma che ancora li fucilate? Dove li fucilate? Qua, nel cortile. No, no, io vi do i soldi e voi le fucilate, vi do tanti soldi, ma voi dovete fucilare. Quel punto che ho già scelto, una loca, faceva loca, andava a localizzare dove, e dove a quell'ora, perché il sole che ha morto, insomma, capito questo? Ma quella storia è anche controversa, cioè è vera, lui l'ha un po' smentita, gli effetti, no? Certo, tant'è vero che io amavo Jacopetti perché è un giornalista eccezionale. Tutti mi dicevano: tu devi andare a trovare Jacopetti, perché pure i suoi aiuti, Chiavelli, tutti quanti, mi avevano chiamato per fare un film in Sudafrica, perché lui mi stimava sicuramente. Dopo, però io non ho avuto il coraggio, perché io in fondo sono andato contro di lui, ma Beh, ma poi infatti, forte, perché il e non sono andato a personaggio, Porto Ercole, conosco cioè il personaggio del Alan Yates, praticamente il protagonista poi del film, York, come York. si chiama? Non mi ricordo più il nome, ma non Michael, come si chiama? No, Gabriel York. E in un certo senso sembra proprio che sia ispirato alla figura di Jacopetti in qualche maniera, cioè, o non c'era questa No, idea, non no, c'era qui questa idea. non c'era No, questo. per me, a me piaceva lo Beh, ma anche stile. lui poi si vede che riprende le fucilazioni, fa spostare la gente, eccetera. No, le Cioè, fucilazioni sono al repertorio, eh. sì, ma sono montate come se fossero comunque Sì, una perché cosa ho sua, fatto il praticamente. film del film, sì, quello là sì. Però non c'entra niente, non è Quindi non ti sei ispirato così. a No. Jacopetti? Era proprio un'ispirazione Jacopetti più... era il medico, lui era. Io accusavo Jacopetti. I giornalisti che accusavo. Una serie di polemiche prima perché lui non ti ha avvisato, lui ha detto che non ti ha avvisato perché stava girando nella giungla, non aveva il tempo di avvisarti, insomma, alla fine però questa cosa è stata composta, lui è stato molto carino, ti ha, ripeto, dedicato il film, Franco Vitale, per me. esatto, ma tu come lo giudichi The Green Inferno, adesso Allora, onestamente? tutti mi hanno detto: hai imitato Cannibal Holocaust. Invece, vedendo il film, ho detto: questa è l'imitazione in caso di Ultimo Mondo Cannibale. Perché allora noi non avevamo i telefonini, quindi io ho ripetuto una storia vera di un figlio di Rockefeller che sparì nella giungla con un aereo e che si è disperso e non l'ho mai più trovato. Però l'ho dovuto raccontare cinematograficamente questa cosa, perché non potevo raccontarla con le telecamere o qualcosa. Dopo mi è venuta l'idea, dopo con Cannibal Holocaust. Allora no. Invece lui che ha fatto? Ha fatto la trama di quelli che si perdono innanzitutto hanno messo 5, 6, e poi c'era la forza del telefonino, due forze c'aveva. I telefonini, quindi ha potuto ripetere la storia di Cannibal Holocaust su Ultimo Mondo Cannibale. E poi c'ha avuto un'altra forza, che io per vedere la giungla dall'alto, noi dovevamo fare 6 ore di camminamento per andare in una piccola collina, una piccola collina. Però c'era una fortuna che quando arrivavamo noi sulla collina, io potevo mettere gli attori veri di Quinta. Lui invece è andato qui Con i e droni, certo. la giungla è stupenda dall'alto, tutto quanto, però non c'ha avuto mai la quinta dell'attore vero. Però il film chiaramente ha dei mezzi maggiori dei miei. Io ero pazzo, perché io nell'aereo piccolo di Ultimo Mondo Cannibale ho messo attaccato alla macchina presa su un'ala. C'è stato tutto il dialogo che questi fanno nella giungla, che bisogno c'era? Lo facevo quei trasparenti come fanno gli americani. Invece l'ho fatto così, matto proprio, vabbè che erano le Ariflex da 60 metri, che insomma non pesano tanto, tutte incollarle sull'ala, insomma. Poi c'avevo il pilota, che è lo stesso pilota che mi ci ha portato durante le localizzazioni, era un pilota indiano, perché costava poco. E quindi
questo posso sapere perché sa un po' da tutta la parte, insomma. Insomma, cioè, quei mezzi artigianali che usavamo noi ai tempi, non avevamo i mezzi di Green Inferno. E allora, non ho capito perché ha fatto delle cazzate. Perché? Gli attori sono tutti bravi. La Izzo, la Rizzo è bravissima. È brava, molto brava. Bella sì. E brava. E tutti, anche gli altri attori, tutti molto bravi. Perché hai conciato, hai mascherato l'Indios? Perché? Poi l'ha mascherati dal film di Herzog. No. Tu c'hai sempre la mania di Herzog. Perché sei ispirato perché, a Herzog? Perché lui dice io. Cazzate, perché gli americani si vergognano di fare una cosa che può sembrare poi di serie B. Allora si ispirano, e mi sono ispirato, no, ti ho dato Herzog. Così, la critica, capito? Invece si è ispirato a Mel Gibson. Ok. Solo. Perché tutti si... Poi quando fa, poi no, un'altra ispirazione ci ha avuta con Fitzgerald. Se c'è un film di una noiosità paurosa, ma che poi fa? L'impresa. Ma l'impresa, tu non puoi seguire una barca per un quarto d'ora. È come, cioè, come quelli che imitano Tarantino. Tarantino c'ha questi dialoghi all'inizio, no? Quelli arrivano, i due killer. Non sai se devono ammazzare o no, passeggiano per questo corridoio, si dicono un sacco di cazzate, vanno davanti alla porta, si fermano davanti alla porta e dicono altre cazzate, poi dicono, ma che lo so, no, non va bene, no, passa un'altra passeggiata, poi tornano indietro, aprono la porta, pa! Cioè è eccezionale, ma c'è un coso, ma Herzog, che fai camminare sta barca per un quarto d'ora, ma che vuol dire? Mi è piaciuto il Green Inferno alla fine, è fatto bene, cioè. Però non posso dire che non c'entra niente con Cannibal, non c'entra proprio nulla. Ci ha provato forse, ma non... c'entra più con Cannibal Ferox di Lenzi che non forse. È uscito fuori. Finalmente ci ho iscritto, per iscritto, sta scrivendo un libro di memorie. Giovanni Lombardo. Lombardo lo dice, mi ha fatto leggere perché io dovevo fare il suo dicitore alla presentazione del libro. E c'è scritto che lui è andato a Letizia dopo di me, a Letizia, il posto di Cannibal Holocaust, un anno dopo, e sono andati a fare Cannibal Ferox. Dopodiché non solo ha girato lì nel posto mio, ha preso pure l'attore mio, ma oltretutto ha comprato dei pezzi di Ultimo Mondo Cannibale per metterli nel film. Quindi di che parliamo? E lui è il padrone del coso. Che vuoi dire? Non ci fermo. Ma come? Abbiamo bruciato il film. Ah, c'è già. Non si può più venire. Io parlo di cedere. Stiamo organizzando il Ruggero Deodato in Inghilterra. Grazie. No, no, no.